La volta scorsa siamo partiti dalle curve di possibilità pluviometriche. H uguale a funzione del tempo di ritorno per t con p alla n, dove h è l'altezza di precipitazione, t con r è il tempo di ritorno e t con p è la durata della precipitazione. Dicendo che queste servono per caratterizzare le altezze di precipitazione, appunto per un assegnato tempo di ritorno. Per ottenere queste curve di possibilità pluviometriche abbiamo stabilito di dover interpolare ai dati di ogni durata, ai massimi annuali di ogni durata, una curva di probabilità. In particolare, come curva di probabilità abbiamo scelto la curva di Gumbel. La scelta non è casuale, ma è dettata da una serie di teoremi che stabiliscono che le curve che descrivono gli estremi, gli estremi di precipitazione o gli estremi o estremi in generale, possono essere solo di tre tipi, che sono chiamate curve appunto dei massimi. La curva di Gumbel ha un'espressione di questo tipo: la probabilità che l'altezza di precipitazione sia minore di un certo valore h è uguale all'esponenziale meno l'esponenziale meno h meno a diviso b, dove a e b sono due parametri. Cioè, quindi questa non è una famiglia, non è una curva, ma è una famiglia di curve. Il problema, appunto, a questo punto si sposta sul fatto che, assegnati i dati, dobbiamo determinare i parametri. I parametri, naturalmente, A e B. Per fare questo abbiamo visto ci sono vari metodi, di cui ne abbiamo elencati tre. Il primo è il metodo dei momenti. Il secondo è il metodo della massima verosimiglianza. Il metodo dei momenti consiste nell'uguagliare i momenti del campione con i momenti della popolazione. Che cosa questo significhi? Lo abbiamo visto nella scorsa lezione. Il metodo della massima verosimiglianza significa andare a considerare la massima serie probabile con assegnati parametri, oppure se vogliamo, in un'interpretazione bayesiana della cosa, andare a vedere quali sono i parametri più probabili assegnata la serie di precipitazioni che noi abbiamo misurato. Oggi andiamo a coprire le cose che mancano, in particolare il terzo metodo, che è il metodo dei minimi quadrati. E poi andremo a vedere un'altra cosa ulteriore. Infatti, a questo punto il problema che ci si pone è il seguente: noi abbiamo 1, 2 e 3 metodi. Questi tre metodi implicano che abbiamo tre coppie di parametri. Cioè abbiamo A1, B1, A2, B2 e A3, B3. Queste coppie di parametri sono tutte ottimali secondo i diversi criteri che abbiamo scelto. E dobbiamo scegliere quindi una sola coppia di parametri per la nostra analisi. Se
sarà questa, questa o quest'altra? Per fare questa scelta usiamo il test di Pearson. Test di Pearson che andremo quindi ad illustrare nelle sue componenti e vedremo come il test di Pearson abbia un'interpretazione probabilistica nell'ambito di una funzione che chiamiamo distribuzione del chi quadro. E questo è il secondo punto. Questo è il punto A, questo è il punto B. Andremo poi ad osservare che la distribuzione di Gumbel in realtà non è l'unica distribuzione dei massimi, ma ne esistono altre due, la distribuzione di Weibull e la distribuzione di Fréchet. E tutte queste sono contenute peraltro in un'unica distribuzione generale che è chiamata Generalized Extreme Values Distribution C. Ovvio che aver risolto il problema di interpolare i dati di ogni durata con una curva non risolve il problema originario di trovare le curve di possibilità pluviometrica. Dobbiamo quindi fare l'ultimo passaggio che è calcolare le curve di possibilità pluviometriche. E questo è il nostro compito D. Potremmo anche considerare, vediamo se facciamo in tempo, un'ulteriore situazione, ovvero un percorso alternativo per la determinazione delle curve. In particolare, invece di usare la GEV o uno dei suoi elementi, potremmo usare un'altra curva che si chiama MEV, che sta per Metastatistical Extreme Value. Usare questa distribuzione avrebbe alcuni vantaggi perché anziché usare solo le serie temporali dei massimi annuali, potremmo usare tutte le misure di precipitazione. Sotto l'ipotesi che precipitazioni di bassa intensità e di alta intensità derivino da una stessa distribuzione statistica.